Mister Copitelli, peccato davvero per questa sconfitta che esclude il Torino dalla fase finale della Coppa Italia, perché soprattutto per quanto visto nel secondo tempo, il risultato non è giusto. Sì, c'è un pochino di rammarico perché sicuramente non siamo stati fortunatissimi negli episodi, anche se insomma abbiamo affrontato un'ottima squadra, qua dobbiamo fare i complimenti, matura. Però sono tappe di un percorso, abbiamo detto finisce questa prima parte dell'anno in cui siamo a 3 punti dalla prima in classifica in campionato, oggi abbiamo affrontato una squadra che prima in un girone importante, penso che i ragazzi, ripeto, nonostante concedano un gap in termini di esperienza agli avversari, siamo sempre stati in partita e soprattutto sia oggi che con l'Udinese si è visto lo spirito che questa maglia ci richiede perché sia sabato che oggi in situazioni di svantaggio abbiamo lottato insieme, uniti, siamo usciti che avevamo dato tutto. Questo per me è quello che ci interessa, sicuramente partite come quella di oggi evidenziano aspetti sui quali dobbiamo lavorare, però siamo qui per questo e continuiamo a farlo. Analizzando un po' la partita, fino al gol dell'Entella è mancato un po' il centrocampo del Toro, poi dopo invece è uscito bene alla distanza. Sì, eravamo un po' in inferiorità nel mezzo, però diciamo che dietro avevamo un pochino più di certezza con la linea da tre, perché insomma è quella che ci ha dato un pochino più di sicurezze. In generale, ripeto, mi sembra che a loro gli riusciva meglio essere pericolosi anche con poco e quindi noi eravamo costantemente in affanno e abbassavamo un po' la linea dei centrocampisti. Ripeto, secondo me alla lunga è uscito un giocatore come Rossetti, che sono sicuro che sarà una risorsa per noi. Chiuso così il 2016, che cosa si aspetta dal 2017, mister Copitelli? Ah, mi aspetto che partite come quella di oggi vengano giocate con un pizzico più di maturità, di consapevolezza e poi sicuramente è importante il fatto che recuperiamo tutti i nostri fuoriquota, che insomma sia Traoré che Caballero purtroppo anche nell'ultimo periodo non riusciamo a farli fare. Ancora non sono pronti per fare 2 partite di seguito, domenica, mercoledì, e quindi speriamo insomma di metterci un pochino a posto e sicuramente è servito anche per valutare tanti ragazzi che abbiamo.